Pietro, ancora ebri delle emozioni della classe AMG, è chiaro che poi invece sono le versioni, quelle un po' più tranquillotte, per chi invece non ha esigenza di avere così tanti cavalli, ma si accontenta, tra virgolette, di guidare una Mercedes come questa, compatta, versatile, con motorizzazione in grado di percorrere velocemente, in tutto agio, tantissimi chilometri con un litro di gasolio, giusto? Perfetto, sì, esatto. Parliamo di una classe A 180 turbo diesel, una vettura costruita e studiata proprio per chi ha bisogno di un'auto per fare parecchi chilometri, per viaggiare tutto il giorno. È un'auto con un motore 1500 turbo diesel, abbiamo due varianti di questo motore, abbiamo un 90 cavalli e un 109 cavalli, sono tutte e due, si possono avere con cambio manuale o con cambio automatico. Sono macchine che la 180, quindi la 109 cavalli, arriviamo tranquillamente in utilizzo quotidiano a fare 18-19 km con un litro. È una macchina estremamente parsimoniosa. Da vedere sono molto simili a quella che abbiamo appena provato, quindi internamente cambia di poco la vettura, cambia di poco. Il sedile è ancora allo stesso taglio, il volante è sempre piccolo, sportivo. Sì, una connotazione molto sportiva dell'abitacolo, sì. Anche sulle versioni diciamo meno sprintose. Decisamente la classe A, quando l'hanno concepita proprio per una clientela che Mercedes non ha mai avuto, quindi con lo spirito giovane, sportivo, e l'hanno ricopiato in tutto, dall'assetto alle sensazioni di guida, all'abitacolo, alla linea esterna, un po' a tutto. Sì, senti, mi fa molto effetto l'idea di pensare, mi riporto sempre quando eravamo giovani, io sono molto più anziano di te, però la Mercedes è sempre stata a motori grossi, mi ricordo le prime che si vedevano arrivare, no? E 220 diesel, 240 e via dicendo. Adesso senti parlare di un motore 1500 turbo diesel, dici mamma mia, no? Che strano. Stanno scendendo con. Questo è dato dall'evoluzione della tecnologia, dove con un motore con una cubatura decisamente più piccola si, certo, può avere le stesse prestazioni, esatto. Se soltanto a pensare alla Formula 1 è 1500, certo, quindi certo. Abbiamo motori altamente prestazionali, soprattutto se parliamo di turbo compresso benzina. Abbiamo un 180 che 122 cavalli, iniezione diretta turbo, è un motore Mercedes completamente studiato da loro, ed è una macchina anch'essa che ha come consumi un 14 km con un litro, quindi un buon risultato su un benzina, perché adesso come adesso, col filtro antiparticolato, tutte queste nuove diciamo dispositivi per l'inquinamento, il diesel deve essere acquistato dal cliente che la usa tutti i giorni, sì, che usa l'auto per lavorare, sì, e non per andare a lavorare. Quindi il benzina con questo risultato di 14 km con un litro diventa qualcosa a cui pensare. Esatto, una cosa molto interessante. Anche perché ormai il gap benzina-diesel, a parte qualche zona, è veramente ormai abbastanza limitato. È abbastanza limitato. Per cui forse non viene. Anche dal punto di vista della manutenzione, immagino che benzina sia. Benzina molto meno. Quanto fa? Velocità massima? Noi siamo. Velocità massima 180. 180 diesel, che è la macchina. No, quello lì. Il 180 benzina, la tranquilla, è data a 205 km/h. Quindi comunque un'ottima velocità di punta. Di crociera vuol dire che viaggiare sulle nostre strade nella norma a 130 km/h è proprio non sfruttare la vettura, perché certo, si va proprio tranquilli. Benissimo, qualsiasi informazione, autoservice, hai sito? www.autoservicerobbiate.it. Benissimo, grazie anche per avermi fatto provare la AMG. Ci rivediamo dopo di sopra, non scappare. Va bene. Comincia a scaldarla. Ben ritrovati da Autoservice insieme a Pietro Galbiati in un angolo un po' più nascosto della sua concessionaria a Robbiate, dove custodisce gelosamente le vetture che furono del babbo e che salutiamo, purtroppo è mancato da poco tempo Pietro, e che tu custodisci ancora molto gelosamente. Ce ne sono tantissime, le vedremo poi anche nelle altre puntate, Mercedes che hanno segnato veramente anni un'epoca, 80. Esatto, in cui noi eravamo ancora giovani, ahimè. Questa nella fattispecie è la Mercedes, cioè quando seduti nel sedile posteriore dietro i nostri papà ci giravamo e vedevamo la calandra di queste limousine, alla fine erano quasi delle limousine per l'epoca, è vero. Ci batteva il cuore, no? Che bella, e subito scattava
Che motore sarà? Sarà il 280, sarà il 300, sarà il 500, è vero? Vero, in vero. Questo qua è un 380, questo qua è il 380, è uno dei primi motori che è stato montato su questa serie, che è la 126, 380 8 cilindri a V, primo motore che ha fatto. Ce lo fai vedere? Mia. Lo possiamo certo, vedere? Certo, apro io, certo. Dai, se è a prova di imbranato apro io. Sarà qua, no? Vado. Trovato, e intanto sentiamo lo sgancio di un cofano Mercedes degli anni 80. Eccolo, che sarà pesato un bel 80 kg. Dicevi, primo motore in alluminio. Primo motore che ha fatto Mercedes in alluminio, 380, di questo motore hanno fatto due versioni. Ho fatto la prima versione 79 con un po' più di cavalli, però poi c'è stato il, diciamo, tra virgolette, il problema dei consumi, degli inquinamenti, e questa è la serie un po' meno potente della 380. Questa serie qua è stata il primo vero stravolgimento che c'è stato in Mercedes dagli anni 70, perché gli anni 70 erano segnati un po' da macchine che si somigliavano tutte. Questo è stato il dove è stato introdotto per la prima volta su un'auto la BS. È stata la prima vettura ad averlo di serie. Pensavo io usavo fosse il filtro dell'aria. Perfetto. Sono abbastanza preparato. Questo, il filtro dell'aria. Non è il carburatore allora? Esatto, no, questo qua è iniezione okay, meccanica. Macchina da quanti cavalli faceva? Questa faceva 240 cavalli. Di cui si parlavamo di potenze comunque rispetto alla media veramente molto elevate. Decisamente elevate. Avevamo all'epoca, in quegli anni avevamo il 200 carburatori da 100 cavalli, che era già una macchina da... E tanto per far capire agli amici lo step evolutivo anche dal punto di vista del design che ha segnato questa vettura, io farei un'inquadratura di fianco con la due cavalli grigia meravigliosa. Quello è anni 70, quello è un fine anni 70, è il 220 diesel berlina ed era la serie più piccola di questa, quindi era la diciamo il berlina, c'era il berlina e il berlina grande all'epoca, non però c'era, insomma, a livello di design si vede lo step è stato veramente molto il cambiamento molto è stato quello. Senti, guardiamola anche dentro, perché rivedere i legni e i pellami di queste Mercedes anni 80 è sempre un grande piacere. Poi ti chiedo le valutazioni come sono per questo tipo di vetture e che tipo di affidabilità forniscono, perché mi ricordo che quando facevo motomondiale, prima che mi dessero un bel calcio nel culo, tanto per dire, a Lisbona, dove atterravamo per andare al Gran Premio di Estoril, che adesso non è più in calendario, i taxisti, adesso non era il caso di questa, una motorizzazione benzina, però con i 240 motori Mercedes, diesel un milione e mezzo di chilometri. È stata la forza Mercedes, è stata proprio quella. Allora, motoristicamente parlando, affidabilità, è comunque una macchina di 34-35 anni questa qui, quindi il discorso affidabilità c'è, perché ha pochissima elettronica, però bisogna avere la costanza di usarle queste vetture, perché più le si utilizzano e più rimangono in funzione, più meno si deteriorano. Per quanto riguarda le valutazioni, non sono macchine dalle valutazioni altissime, perché ne hanno prodotte tantissime, ne hanno prodotte veramente tante. All'epoca questa vettura si vendeva molto bene rispetto alle S di oggi, che c'hanno molto meno richiesta, e si attesta un'auto di medie condizioni come questa, siamo intorno ai 6.000 euro. Senti, una domanda, piace anche così conservata, ma per eventualmente prenderla, acquistarla e riportarla al suo splendore massimo, quanto bisogna investire? Perché vuol dire, è incredibile Però l'interno non è suo, non è originale. Okay. Il cliente che l'aveva prima l'ha voluto rifare in pelle più morbida, completamente rifatta, perché Mercedes all'epoca non aveva le maniglie in pelle, non aveva la capelliera in pelle, non aveva tutte queste cose, la console centrale in pelle non esisteva, l'ha voluta rifare, l'ha fatta del colore che più piaceva, e andrebbe, per portare l'originale andrebbe rifatto l'interno, quindi dipende. Questo è un conservato, quindi non è mai stato restaurato, non è mai stato smontato, niente, è stato revisionato il motore completamente, ma è un conservato. Portarla a quello che è l'originale è un bel lavoro, perché bisogna appunto rifare l'interno, di carrozzeria è apposta, è sempre stata al coperto, quindi
c'è da lavorare sull'interno. Però diciamo 6 di acquisto più un 4 di non dico, non parlo degli interni, sì. Al di là degli interni, sì, qui in questo caso vanno solo con 4, ripuliti. Con un 4 è... la si riporta al suo splendore. Perfetta. Ed è sempre un gran bel mezzo, posso dirti che c'ha quel musino lì che è una meraviglia. Adesso te la faccio provare. No, me la fai provare. Certo. Davvero, ma sarò in grado? Ma certo. Va bene, andiamo. Here comes the sun, that's it. It's all right. Andiamo? Ma con liscio. Siamo sicuri che andiamo e torniamo? Andiamo sicuro, tornare. Telefono ce l'abbiamo, chiamiamo. Ma l'accampamento lì dei. L'accampamento ci passiamo in fianco. Siamo amico, fermate dici, Va bene. Senti, no, però al di là di tutto è veramente uno spettacolo. Perché pensare quanto l'ho sognata, adesso comunque la provo, è una soddisfazione. E subito l'occhiata va all'interno, perché la storia, le tante storie che ha questa macchina, ho bisogno che tu ce le racconti, perché a cominciare da questo affare qua. Comunque l'autoradio Blaupunkt, l'impianto Blaupunkt era uno di quelli, non so se riusciamo a scavallare. Degli impianti top all'epoca, perché, anche perché... C'era Becker, Blaupunkt? Becker era il massimo... Vado di qua? Sì, andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra. Che passiamo in fianco all'accampamento. Esatto. Dicevi, scusa, l'impianto Blaupunkt? Blaupunkt era il comune, un buon prodotto era abbastanza comune, il Becker era il top dei top delle dotazioni di queste vetture, soprattutto tedesche, sì, soprattutto Mercedes, diciamo, perché in questi anni c'era Mercedes che la faceva da padrona. Questa è una radio un po' particolare, diciamo, una radio, adesso abbiamo i comandi al volante, questa era stata studiata per avere la radio vicino al volante. Perché la radio a tutti gli effetti qua non la vedo, qua non essere qua. Questo no? È un amplificatore, ma l'hanno messa dentro il cassettino per avere un impianto completo, perché questo qua è una radio dove controllo le funzioni principali. Bello, sì, bello. Beh, può piacere. A gusto. Era forse comodo. Però tu mi hai fatto vedere delle altre cose dentro lì, cioè nascondi delle chicche. Dentro delle qua meravene. Sì, c'è la foto che aveva fatto mio padre quando ha rifatto il cambio automatico della vettura, perché aveva problemi che strappava, e è stato rifatto il cambio completamente. Questa è una foto dello spaccato. Bello, cambio che sento comunque adesso è molto fluido. Adesso è molto fluido. La vettura sì. È super silenziosa, cioè a tutti gli effetti 8 cilindri Mercedes di 35 anni fa è imbattibile. Quelle assolutamente adesso, sì. Adesso sono un ottimo livello e questa però è un'altra cosa. Bello, senti, guarda le plance come erano razionali, cioè non c'era niente ed era comunque una vettura di livello superiore. Non c'era niente, ma aveva un sacco di tasti che non servivano. Adesso sono concentrati in una rotella, due bottoni, fanno tutto. Qua abbiamo il climatizzatore, abbiamo la funzione per sbrinare, diciamo, il parabrezza, ma è solo ventola. Abbiamo il ricircolo staccato, abbiamo la velocità, la posizione, le due. Era già bizona il climatizzatore, per quello che poteva essere bizona. Sbrinatore posteriore e la luce interna. Posteriori, 4 vetri elettrici. Sì, era super dotata, come era giusto che fosse una Mercedes. Fa impressione la misura del quanto dura un'ora il semaforo qui a Robbiate? dura tantissimo. Robbiate Undertown è un'ora il semaforo centrale. Il volante è enorme. Sì, era il volante di un camion. Di un trasatlantico. Era il volante di un camion, le dimensioni erano quelle di un camion. Senti, c'era già il... sì, chiaramente il... Cruise control. Era il cruise control scritto in tedesco. Che era assolutamente indecifrabile, esatto. Incomprensibile ai più. Esatto. Però smanettando, tenete molle, qualcosa succedeva. Esatto, qualcosa succedeva. Solo in tedesco, perché giustamente loro concepivano di venderlo solo in Germania. Bello, senti, bellissimo, 184.000 km e non sentirli, perché qui alla fine ne può fare ancora un altro milioncino. Questo ne può fare ancora tanti. Va bene, Pietro, grazie mille, è stato bellissimo, una gioia provare questa vettura. Grazie. Figurati, grazie a te.